sono andato verso la piscina e quando ho guardato nella vasca ho visto mio figlio. Non c'è stato modo di salvarlo. Era sempre così sorridente, solare. Faceva innamorare dal primo istante tutti quelli che lo osservavano e interagivano con lui. Era un bimbo perfetto, il sogno di ogni mamma. Con uno struggente post su Facebook che abbiamo fatto leggere a uno speaker, Patrick Pioppi, padre di un bambino di quasi 3 anni, ha raccontato di aver trovato suo figlio senza vita la sera del 3 luglio, annegato nella piscina montata nel giardino della loro casa in provincia di Modena. Il suo bimbo non è stato l'ultimo minore annegato in Italia. Dopo di lui, nelle ultime 2 settimane, ne sono morti in circostanze simili altri 3, tutti molto piccoli. In questo episodio, Francesco Giambertone racconterà perché queste tragedie familiari sono più comuni di quanto possiamo immaginare. Mentre Valentina Decimi e Filippo Castelli, dell'associazione no profit Salvagente Italia, spiegheranno in che modo si può tentare di prevenirli. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 19 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Francesco Giambertone, quanto sono frequenti gli annegamenti dei bambini piccoli in Italia? Come dicevi all'inizio, in Italia sono morti 4 bambini annegati in piscina soltanto nelle ultime 2 settimane, tra le province di Modena, Parma, Vicenza e Lecce. Avevano tutti meno di 3 anni. Sono stati sempre i familiari a trovarli senza vita, dopo averli persi di vista per pochi minuti nelle piscine delle case in cui si trovavano, in un caso addirittura in una piscinetta gonfiabile. Nella stagione estiva queste tragedie, che possono devastare una famiglia in pochi istanti e potrebbero succedere a chiunque, capitano in realtà molto spesso. Ogni anno nel nostro paese sono circa 300 i decessi di minori per annegamento, in lieve calo dai 400 di qualche anno fa, ma pur sempre quasi uno al giorno. Senza naturalmente voler colpevolizzare i genitori o le famiglie, che sono le prime a esserne colpite, è innegabile che si tratti di vite che potrebbero essere salvate anche attraverso l'informazione e la prevenzione. Valentina Decimi, pediatra e direttrice scientifica della no profit Salvagente Italia, mi ha spiegato perché anche quest'estate stiamo assistendo a così tanti annegamenti tra i più piccoli. Le cause sono fondamentalmente 2. La prima causa è il fatto che c'è ancora una davvero scarsa conoscenza di quali sono le caratteristiche di un annegamento in un bambino. Si conosce poco come si presenta un annegamento in un bambino e soprattutto non si sa quanto rapidamente questo si possa manifestare. La seconda motivazione è un po' derivante dalla prima, ovvero c'è ancora una scarsa percezione del rischio. Significa che noi adulti sappiamo che l'acqua può essere un elemento pericoloso per un bambino, sappiamo che i bambini possono annegare, ma non abbiamo ancora l'occhio allenato per riconoscere quali sono le situazioni di pericolo in cui un bambino possa trovarsi. Di conseguenza non riusciamo a mettere in atto degli adeguati meccanismi preventivi che possono salvare la vita di un bambino. La dottoressa Decimi mi ha raccontato che l'annegamento di un bambino ha delle caratteristiche molto precise e diverse da come ce le immaginiamo. La prima, che è forse la più importante, è che l'annegamento è un processo silenzioso. Tutti noi abbiamo nell'immaginario comune l'immagine di qualcuno che annega urlando, tirando fuori le braccia, chiedendo aiuto. In realtà l'annegamento non avviene così. L'annegamento è un processo silenzioso. Chi annega non riesce a tirare fuori la testa, non riesce a parlare perché ha le vie aeree di solito sott'acqua e non riesce a manifestare il proprio bisogno di aiuto. Questo vale in particolare per un bambino che ovviamente ha una energia inferiore a quella di un adulto. Questa è la causa principale del fatto che i bambini spesso annegano nelle vicinanze degli adulti, cioè gli adulti sono lì, magari un genitore è a pochi metri di distanza da un bambino, ma semplicemente se perde il contatto visivo con lui non si accorge che il bambino sta annegando perché non lo sente, il bambino è in silenzio, non emette alcun suono. L'altra caratteristica di queste tragedie è che si verificano in tempi strettissimi.
Sono due i numeri che dobbiamo tenere presenti. Il primo è 20 secondi. 20 secondi è il tempo che passa da quando un bambino ha un qualche problema, ad esempio non tocca più con i pendini il fondale, oppure ha un malessere, oppure semplicemente è stanco di nuotare, a quando scompare sotto il pelo dell'acqua. 20 secondi, se ci pensiamo, sono un tempo irrisorio, al tempo in cui un genitore manda un messaggio, risponde ad una chiamata o semplicemente risponde alla richiesta magari di un altro figlio che è fuori dall'acqua. L'altro numero è 3-6 minuti. Il Ministero della Salute italiano ci dice che questo è il tempo in cui annega un bambino, quindi da quando ha un problema a quando insorge l'arresto cardiorespiratorio bastano 3-6 minuti, quindi un tempo molto molto breve. Questi annegamenti avvengono in molte situazioni diverse, ma l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un opuscolo che riguarda specificamente le piscine, perché spesso è proprio in quelle private che il rischio è maggiore. Alla dottoressa Decimi ho chiesto se sia vero che a volte basta pochissima acqua perché un bimbo ci anneghi. Purtroppo sì, i bambini annegano anche in pochi centimetri d'acqua. Sono tanti i casi di bambini annegati, ad esempio, nelle piscinette gonfiabili, qualcuno magari annega in una vasca da bagno. Anche qui il nostro immaginario comune ci induce sempre a pensare che l'annegamento avvenga nel mare quando l'acqua è molto profonda o in una piscina molto profonda. In realtà non è così, è sufficiente poca acqua che copra le vie aeree del bambino. Cosa succede dal punto di vista medico, diciamo, durante un annegamento? Accade che l'acqua entra nelle vie aeree e stimola una chiusura forzata della glottide, una chiusura forzata delle vie aeree come meccanismo di protezione. Si attiva un laringospasmo, ovvero uno spasmo della laringe che fa chiudere le vie aeree, e a questo punto non entra acqua ma non entra neanche aria. Tutto questo genera ipossia. Ipossia significa scarsità di ossigeno a livello del cervello del bambino, e tutto questo meccanismo fa insorgere poi delle aritmie che portano all'arresto cardiorespiratorio. Tutto questo meccanismo si conclude, diciamo, in 3-6 minuti, quindi un tempo davvero molto molto breve. Salvagente Italia è una no profit fondata nel 2014 da Mirko Damasco, sulla base dell'esperienza maturata nella Croce Rossa. Si occupa di progetti benefici come la donazione di defibrillatori, il sostegno a famiglie in difficoltà, il trasporto di bambini oncologici ed è impegnata anche nella formazione. Ecco, esiste un tipo di formazione per prevenire questo tipo di incidenti? Sì, i corsi, come quello di primo soccorso, sono una grossa parte della prevenzione, che però in questo caso va fatta anche attraverso la vigilanza, come mi ha spiegato Filippo Castelli, vicepresidente di Salvagente Italia e operatore tecnico d'emergenza urgenza. Il modo migliore di prevenzione è sicuramente la sorveglianza attiva. Vuol dire uno sguardo costante sul bambino, non essere distratti da quelle che sono magari quel libro particolare che sto leggendo in spiaggia d'estate, piuttosto che quattro chiacchiere con il vicino d'ombrellone, piuttosto che un messaggio, perché abbiamo visto prima quanto è veloce l'annegamento e in quanto tempo, veramente in pochissimo tempo, si produce. Quindi sorveglianza diretta sul bambino, mai da solo in acqua, nel senso che il genitore, proprio per questa velocità, deve essere sempre vicino al bambino e soprattutto, così come dice anche il nostro Ministero della Salute, che ci dà delle indicazioni ben precise, a portata di braccio. È chiaro che nella vita di un genitore esistono i momenti di distrazione, che però possono essere meno pericolosi per un bambino se si sono prese delle precauzioni. La valutazione appunto di recinzioni in quelle piscine private, piuttosto in quei specchi d'acqua anche pubblici come stagni, piuttosto che laghetti e quant'altro. Castelli mi ha detto però che la vigilanza attiva dei genitori non significa non fare avvicinare i bambini all'acqua, ma farlo con consapevolezza e attenzione. Far rincontrare il bambino l'ambiente acquatico, quindi l'elemento acqua. Lui cresce, si sviluppa in pancia della mamma nell'acqua, e quindi più lontano sarà il rincontrarsi vicendevolmente e naturalmente più avrà paura. Ma che deve dare comunque il giusto rispetto all'acqua. Il bambino deve conoscere le regole dell'acqua, ecco perché è fondamentale magari per un genitore leggere insieme a un bambino, quando appunto si parla di bambini un po' più grandicelli, delle regole magari di una piscina, delle regole di una spiaggia organizzata, proprio per dare peso a quelle regole, quanto siano fondamentali magari il seguire appunto quelle regole. Chi pensa però che i braccioli o una ciambella siano una garanzia, in realtà si sbaglia. Non delegare la sicurezza del proprio bambino a dei giocattoli. Io parlo di ciambelle, parlo di
braccioli che alla fine della fiera sono giocattoli, perché non sono dei presidi certificati di galleggiamento, di cui, giusto per specifica, l'unico presidio di galleggiamento è il classico giubbottino, poi ce ne sono di tanti tipi, tanti modelli, però i braccioli e le ciambelle sono dei giochi e quindi potrebbero copartecipare all'evento annegamento. Un esempio classico: si potrebbero sfilare durante un salto, durante un tuffo, piuttosto che, in caso magari di ribaltamento all'interno dell'acqua del bambino, potrebbe rimanere incastrato nella ciambella e rimanere a testa in giù, quindi aumentare, insomma, il rischio appunto dell'annegamento. E questo è da tenere in considerazione. Ma quindi che cosa possono fare le famiglie nel concreto per ridurre i rischi, oltre a informarsi e a prestare un'attenzione maggiore? Sicuramente educare i bambini all'acqua, anche con corsi di galleggiamento sin dai primi mesi di età, può servire. Ci sono anche delle tecniche, utilizzate soprattutto negli Stati Uniti, per insegnare ai bambini piccolissimi a girarsi a pancia in su. Sono però delle tecniche ancora non molto diffuse qui da noi e che si acquisiscono con dei corsi che non tutti possono permettersi. Quindi, secondo Castelli, è utile che gli adulti per primi siano pronti a ogni evenienza. Aver fatto un corso di rianimazione cardiopolmonare sicuramente aiuta nell'attesa dei soccorsi, perché un corso di rianimazione cardiopolmonare, oltre che a dare le basi appunto della rianimazione, ci dà anche la modalità per fare una buona chiamata di emergenza, dando le indicazioni specifiche e le localizzazioni specifiche. Sicuramente è il pezzettino in più da fare. Chi come Valentina Decimi e Filippo Castelli si occupa di prevenzione, queste tragedie non le chiama incidenti, perché appunto pensa che siano evitabili. Ma siccome non avvengono solo nelle piscine di casa, ma anche in luoghi pubblici, anche qui c'è uno step da fare a livello di sicurezza. Per questo gli operatori chiedono che ci sia un intervento normativo. L'obbligo di avere dei sistemi di allarme e di prevenzione e protezione in quei luoghi dove è prevista e dove è presente una piscina privata, per esempio, proprio magari dei sistemi antintrusione che segnalino la presenza di qualcuno quando la piscina non è presidiata, obbligatoriamente. Per quanto riguarda invece la parte strettamente un po' più pubblica, incrementare sicuramente il numero degli assistenti ai bagnanti, che è fondamentale, e revisionare tutte quelle che sono le regole per i centri estivi, con una formazione obbligatoria del personale anche al primo soccorso pediatrico, perché giustamente hanno a che fare con bimbi e stanno con bambini, è fondamentale che sappiano agire sui bambini. E poi il rapporto in caso di gita in piscina o nei parchi acquatici di un adulto con 5 bimbi massimo. I genitori, dobbiamo dire, che devono pretendere e devono controllare. Che cosa? Quest'estate devono pretendere che la sicurezza dei nostri bambini sia affidata a strutture che abbiano appunto degli standard di sicurezza elevati, e devono controllare, devono verificare che le persone a cui affidano i loro bambini all'interno dei centri sportivi, all'interno delle piscine dove magari li manderanno, sappiano effettuare una rianimazione cardiopolmonare e sappiano utilizzare un defibrillatore. Queste due azioni possono essere quelle che fanno la differenza tra la vita e la morte di un bambino qualora un evento come appunto un annegamento dovesse accadere. Grazie Francesco Giambertone, Valentina Decimi e Filippo Castelli. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Gian